Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo tutorial imparerete come realizzare questo trucco occhi sul blu scuro, un blu notte, utilizzando un unico pennello. Sì, avete capito bene. Per realizzare questo trucco ho utilizzato un unico pennello. Iniziamo prima tracciando le linee con la matita blu scuro e poi vi farò vedere come andare a sfumarle. Parto dall'angolo esterno dell'occhio e faccio una linea fino a metà occhio. Sottile, la linea deve essere veramente sottile, sottile, perché poi dopo col pennellino andremo a sfumarla e quindi il colore verrà diffuso. Quindi se non volete che il blu sia presente su tutto l'occhio e si veda tanto, le linee devono essere possibilmente sottili. Poi guardo dritto davanti a me, quindi guardo voi per farvi capire, segno una linea che va verso l'alto, sopra le pighette. La linea deve essere anche sottile. Poi cosa facciamo? Facciamo dei trattini o una lineetta sopra la piega della palpebra. Lineetta anche sotto, dall'angolo esterno fino, cercando di farla più vicina possibile all'attaccatura delle ciglia, fino a metà occhio. Alziamo il mento e controlliamo che non ci siano buchettini, possiamo tirare anche un po' la palpebra, dovuti alle pieghine, perché abbiamo tracciato comunque una linea sopra le pieghe. Se ci sono, andate a chiuderli, senza stare troppo lì a fare una linea perfetta, no, assolutamente, solo chiudere i buchetti. Tutto andrà sfumato con il pennello. Passate il pennello sopra al vostro blu, sopra, sopra. E vedrete che si sfumerà. Questo è perfetto. Questa è una cosa molto veloce. Questo piccolo pennello che vi serve proprio per fare queste leggerissime sfumature o delle sfumature precisione, e potete usarlo sia con l'ombretto ma anche con la matita. Con la matita mi piace molto perché va proprio a sfumare bene la linea. E adesso andiamo a utilizzare il nero. Quindi con lo stesso pennello prendiamo un po' di ombretto nero, potete scaricarlo sulla mano, e alzo la palpebra e lo picchietto sopra blu per creare questo effetto blu notte. Nel picchiettarlo sopra posso anche iniziare a sfumarlo. Quindi il nero lo passate sopra il blu per andare a creare quell'effetto bellissimo, quel blu notte. Poi insistete, alzo la palpebra, nell'angolo esterno dell'occhio, sopra la matita. Applicatelo solo qui per creare questa leggera sfumatura sul nero blu notte. Solo in questo punto potete aiutarvi tirando la palpebra e salite. Qui è già praticamente sfumato. Applicatelo anche un po' sotto prendendo il pennello di taglio. Se vi sembra di aver accumulato troppo prodotto sul pennello, quindi non riuscire a sfumare più bene, semplicemente andate a pulire il pennello e continuate, l'ho pulito e continuo, usandolo di taglio, a portarmi il colore verso il centro dell'occhio. Pulisco e sfumo. Questo ovviamente se avete un pennello solo, volete creare una sfumatura, e questo è un po' lo scopo, di precisione senza allargarvi tanto. Poi potete con un pennellino normale prendere un po' di cipria, visto che abbiamo utilizzato una matita
e può non resistere e andare proprio a picchiettare la cipria sopra il blu per fissarlo. So che sto usando il pennello, però se avete una pelle comunque che è un po' oleosa, la matita tende a migrare, quindi è un modo per fissare la matita. Se volete sfumare il vostro trucco e non avete i pennelli da sfumatura, potete usare un cotton fioc, cioè passate il cotton fioc soprattutto qui, in questa parte più esterna dove di solito l'ombreggiatura rimane più netta, potete passarlo anche qui dentro, potete farlo anche sotto, lo pulisco un po', potete anche farlo sotto se volete alleggerire la linea. Poi potete pulire il pennellino con un solvente specifico per pulire i pennelli, spruzzate sopra, pulite il pennello sulla carta, aspettate qualche secondo perché deve evaporare il solvente. A questo piccolino si asciuga subito, poi potete prendere un po' di ombretto chiaro, perlato e raggiungere il punto luce, tutto con lo stesso pennello. Finisco il trucco con il mascara, ma il mascara in qualche modo è facoltativo perché su questo trucco sinceramente il mascara non fa così tanto la differenza. Questo è l'effetto con il mascara solo sopra. Trovo che il blu sia un colore bellissimo, un colore che sta bene sia agli occhi scuri che agli occhi chiari, soprattutto questo colore che è un blu profondo, quasi nero. Quindi, come sempre dico, provatelo e provatemi a sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto o meno. Io vi saluto, mando un bacione grosso e ci vediamo mercoledì prossimo ore 15 con un nuovissimo video di make-up. Io spero che questa idea di realizzare un trucco utilizzando un solo pennello vi sia piaciuta. Fatemelo anche in questo caso sapere. Io vi saluto, un bacione grosso, un abbraccio. Ci vediamo mercoledì, buon make-up a tutti, alla prossima!